Ci troviamo nel seminario arcivescovile di Catania con Monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo eletto di Lamezia Terme. Monsignore, da pochi giorni è stato fatto l'annuncio congiunto nella diocesi di Lamezia Terme e in quella di Catania. È un momento molto emozionante. Quali sono i sentimenti e le emozioni che la pervadono in questo momento della sua vita? Io in questi giorni ho avuto modo di dire più volte questo, c'è gioia e timore. Un po' come le donne che vanno al sepolcro, che sono presi proprio da questa gioia grande, ma anche da timore, no? Perché c'è qualcosa che sta accadendo, e che appunto non riesco ancora a ben definire. Sono ancora, si deve sedimentare, no? È come quando appunto c'è qualcosa che ribolle e che ancora deve sedimentare. Normalmente si dice ancora devo realizzare, questo è quello che provo, è questo. Lei ha usato questa parola di sentirsi quasi inadeguato, ma che fa, sì, affidamento sullo Spirito Santo perché possa, certo, sostenerla. Ma è quello che hanno provato tutti i chiamati, ma devo dire anche da ragazzo, quando io ho cominciato ad avvertire e poi da sacerdote ho provato questo, cioè davanti al mistero, davanti a un dono così grande, io mi sento piccolino. Quando ha avuto la designazione dal Papa, come ha reagito? Qual è stata la sua... Allora, sono stato chiamato dall'Annunziatura, non sapevo di che cosa si trattasse. Poi quando appunto si è manifestato tutto e il Papa che mi chiama a guidare la diocesi di Lamezia Terme, io sono rimasto così proprio, cioè non ho minimamente pensato, perché non conosco la Lamezia Terme, però ecco, mi sono affidato, mi sono consegnato. Ha detto subito sì. Ho detto il mio sì. Proprio mi sono abbandonato, e come se ci fosse una forza più grande, che non è la mia, perché sicuramente se avessi dovuto confidare sulle mie forze io avrei detto di no. Lei ha mai immaginato durante il suo sacerdozio che sarebbe potuto diventare un giorno vescovo? Mai accarezzato questa idea, questo pensiero? No, anche se a volte, come dire, molti facevano delle allusioni, per esempio l'amico mio mi ha detto, dice, te l'avevo detto io, ti ricordi quella volta, tu un giorno sarai. Ma assolutamente, io dico, ho pensato di fare il prete, penso di continuare a fare il prete. Lei è stato per 25 anni circa sia docente che rettore di questo seminario. Che parte ha avuto nella sua vita sacerdotale anche umana? Beh, qui c'è una grande parte della mia vita. In effetti io sono rettore da più di 11 anni, no? Da 25 anni, è vero. Prossimo 31, posso dire 31 maggio, io compio i miei 25 anni di permanenza qui in questo seminario. Ho iniziato da vicerrettore, poi ho fatto il padre spirituale per diversi anni, e appunto ho accompagnato tanti giovani a diventare sacerdote, e poi l'attuale Monsignor Salvatore Gristina mi ha chiamato al rettorato, no? E io l'ho vissuto veramente con molta semplicità. Ho cercato di zappare così come zappava mio padre. Ecco, ci può parlare della sua famiglia?
La mia famiglia, mio papà è un contadino, mia mamma è una casalinga, una famiglia di 7 persone, 5 maschi, io sono il primogenito, porto il nome di mio nonno, devo dire di entrambi i nonni, cioè mio nonno Giuseppe che fece anche la prima guerra mondiale, l'altro nonno io non ho avuto la fortuna di conoscerlo perché morì prematuramente durante la guerra d'Africa. Mia mamma infatti rimase orfana ed era una ragazzina, una bambina, quindi non l'ho conosciuto. Ma sono cresciuto in questa famiglia contadina, ecco, Che le ha trasmesso dei valori dei sani. valori, soprattutto il primo valore è la famiglia, i legami, l'attenzione all'altro, agli altri, la preoccupazione per l'altro, per gli altri. Questo è qualcosa che mi ha segnato e che mi segna ancora, perché io ricordo certe cose di mio papà ancora, fino all'altra volta sono delle parole, dei gesti che ritornano. E quando è nata la sua vocazione? Quando l'ha scoperta? E non si può dire un momento preciso, sono delle fasi, dei momenti. Per esempio, un momento molto importante per me, e non lo posso dimenticare, è la mia prima comunione. Infatti io dico con molta sincerità, fino l'ultima volta che ho avuto modo di preparare alcuni bambini alla prima comunione, questo l'ho continuato a fare nonostante, ecco, viva nell'insegnamento, però ho seguito una realtà, una scuola cattolica qui vicino, ma ogni volta che preparo i bambini alla prima comunione mi commuovo, perché quello per me è stato un momento importante. Quell'avvenimento, cioè quell'incontro con il Signore, e per me è qualcosa che resta di indelebile nel mio animo scolpito. E da lì poi però ci sono varie fasi, no? Perché per esempio a casa mia chi faceva il chierichetto è il mio fratello, che è un po' più piccolo di me, e noi scherzavamo, in dialetto gli dicevamo ti fai parrino, ti fai parrino, e cioè scherzavamo, lo dicevamo a lui questo. E in effetti poi è capitato a me. È capitato a me perché ho incontrato un prete, ho incontrato dei laici, soprattutto dei laici per me. Ecco, ci vuole ricordare qualcuna di queste figure che l'ha segnata e che in qualche modo l'ha avviata a questa. Sì, io devo dire, da bambino sono cresciuto nei frati cappuccini, perché nel mio paese c'è una comunità di frati cappuccini che secondo me hanno dato un tono, Che lei, un mi scusi, clima. ritroverà alla Lamezia Terme perché c'è un grande culto per Sant'Antonio di Padova. Vabbè, questa è una cosa bella, mi fa piacere perché Francesco d'Assisi e la spiritualità francescana è l'Italia, siamo noi. Siamo noi e non bisogna perderlo questo spirito. Infatti per me Assisi è un momento fondamentale in quel percorso vocazionale, perché ricordo il pellegrinaggio del 1975, anno santo, in cui l'allora parroco, ecco, la persona che più mi ha segnato in questa formazione è stato padre Giuseppe Calambrogio, con il quale veramente sono cresciuto, mi ha veramente guidato con intelligenza, con sapienza, con grande attenzione, con grande cura, con grande preoccupazione. Questo mi ha aiutato molto a maturare. Io posso, quanto dialogo, perché si matura così, confrontandosi, quanti confronti, quante ore, giorni passati proprio a parlare con lui. Io queste cose, come si fa a dimenticare tutto questo? Questo tempo prezioso, e che è dedicato all'altro, dedicato proprio per questo. Allora, io per facilitarle il compito con molta modestia le faccio omaggio del mio saggio storico sulla Grazie. cattedrale, in cui lei avrà modo di conoscere i suoi predecessori. E Grazie, grazie. cosa conosce di Lamezia lei? Che cosa Io sa? Cosa ha sentito dire? in questo momento sento soprattutto amici che hanno vissuto, per esempio, c'è un parente che ha vissuto per alcuni anni, a Lamezia adesso vive a Milano, e quindi mi hanno detto alcune cose di Lamezia, dei calabresi, e mi hanno parlato bene. Io, cioè, sono ben preparato proprio in questo senso, ma sono pronto.
sono pronto a... mi sono affidato, sulla tua parola getterò la rete, ecco, è una parola che viene dall'alto e su questa parola ci si consegna, nient'altro. Qual è il messaggio particolare, un messaggio, un pensiero che vuole rivolgere da queste telecamere ai lametini? È un messaggio di gioia, è un messaggio di amore, di benevolenza, in cui veramente ci lasciamo interpellare da una parola più alta, no? A volte ci sono parole troppo basse, ci lasciamo prendere da contrapposizioni, da logiche, ecco, che dimenticano l'umano. Ecco, invece l'umanità, anzitutto l'umanità, ecco, se ascoltiamo questa parola che è Gesù, veramente saremo capaci di incontrare e di incontrarci, ci incontreremo comunque, dovunque. Eccellenza, concludiamo con una nota di colore. Mi dicono che lei gioca al calcio con i suoi seminaristi. Allora, questo... il suo cognome inevitabilmente mi ha riportato alla mente Totoschi, Nasi, esatto. Bomber della Nazionale, esatto. Ai Mondiali del 90. C'è una parentela? Allora, non c'è nessuna parentela. Io ho raccontato anche in un'altra occasione questo aneddoto. Io da ragazzo ho giocato, sì, giocavo a pallone, come no, giocavamo per strada, così, però non ho mai fatto calcio a livello agonistico, poi anche per via degli occhiali, perché ho rotto i primi occhiali, i secondi occhiali, poi il terzo occhiale, basta, è finita, non è possibile, anche questo è un fatto concreto. Ma il Monsignor Bombarito, che è il predecessore dell'attuale Monsignor Gristina, nel 90, io ero già sacerdote, e Schillaci era il bomber per eccellenza. Ricordo, Monsignor Bommarito diceva: anche noi abbiamo il nostro Schillaci. Grazie eccellenza per il dono che ci ha fatto con questa intervista. È il primo assaggio di quello che sarà il nuovo vescovo di Lamezia Terme. Grazie, auguri di cuore. A presto, a presto.